Lo Spirito Santo si rivela a noi come il Dio che ci sta di fronte e come tale lo invochiamo, ma anche come presenza divina in cui preghiamo, o meglio in cui viviamo. E la risposta alla invocazione della venuta dello Spirito, al Veni Sancte Spiritus, è triplice. Si ha nella sua venuta nella storia, la sua venuta nella nostra vita, a sostegno come avvocato, come paraclito nella nostra vita. Secondo, la sua venuta diventa in abitazione, la Shekinah ebraica, la nube che avvolge la tenda, e quindi c'è una presenza in mezzo a noi, come abbiamo appena ascoltato in Romani 5:5. E c'è il terzo tipo di venuta, di risposta alla nostra invocazione, che è l'effusione dello Spirito Santo, quindi una venuta che possiamo chiamare esterna, c'è una venuta che diventa interna, c'è una venuta che è effusione dello Spirito Santo che appartiene alla nostra esperienza. Dio manda lo Spirito su ogni carne, secondo Gioele 3:1. E la metafora di ogni carne sappiamo che significa tutti gli uomini, ma anche ogni essere vivente, quindi compresi le piante, gli animali, secondo Genesi 9:10. È in questo senso che Dio viene chiamato fonte della vita e Gesù, è meglio lo Spirito Santo, è proclamato Signore e che dà la vita. Quando parliamo quindi dello Spirito Santo, parliamo all'interno della Chiesa, supponiamo l'evento glorioso, la manifestazione gloriosa e anche esterna della Chiesa, come leggiamo in Atti 2. E quella fenomenologia che troviamo in Atti 2 viene ripetuta ogni volta che si parla, negli atti stessi almeno 5 volte, di effusione dello Spirito Santo. Quella fenomenologia, in termini più o meno identici, si ripete. È quindi un evento che si realizza per la storia, per la vita della Chiesa, è costitutivo della Chiesa, ma anche costitutivo di ogni cristiano. Quando parliamo di effusione dello Spirito, il punto di riferimento è quello. Quindi gli apostoli, non tanto le effusioni, la comunicazione dello Spirito che si possono essere state prima, secondo il Vangelo di Giovanni, ma quella gloriosa, con tutta la fenomenologia anche esterna, di tutte le teofanie, come diciamo nel Atti 2, ma in modo particolare notiamo queste lingue di fuoco che si posano su ciascuno, operano un cambiamento individuale dei presenti. Secondo la Bibbia di Gerusalemme dovevano essere i 12 e forse più la Madonna, non i 120, e però qui si disputa. E poi ecco che c'è il glorificare Dio parlando, esprimendosi in altre lingue, lingue che vengono ascoltate, vengono capite dalla moltitudine di gente che accorre. Questo quanto diciamo in Atti degli Apostoli. Che poi questa stessa fenomenologia si sia perpetuata nella storia della Chiesa, secondo le ultime ricerche, forse fino addirittura all'ottavo secolo dell'era della Chiesa, ecco, questo diventa un argomento da studiare, perché introduce in aspetti misteriosi. Non sappiamo esattamente quello che intendevano i padri quando parlavano di effusione dello Spirito, di doni e carismi, questo lo possiamo capire, ma quando si parla di glossolalia,
Allora ecco che non riusciamo bene a stabilire i quadri. Dico scientificamente, analizzando anche esegeticamente i testi biblici. Effusione dello Spirito, allora, innanzitutto però, per noi è un fatto, cioè è un evento. C'è stato un evento della nostra vita che ha segnato la nostra vita spirituale, tanto che noi stabiliamo un prima e un dopo quell'evento. Che cosa è capitato? Ciascuno di noi ha la sua esperienza, l'esperienza è individuale, quindi ognuno ha la sua ed è irripetibile, però tutte le esperienze, le testimonianze convergono nel dire che c'è stato un incontro personale con Dio che ha operato un cambiamento della propria vita. È un'esperienza fondante, allora, da questo punto di vista, perché il nostro essere, il nostro modo di essere, di vivere la vita cristiana cambia. Entra in una consapevolezza che non c'era prima, in dimensioni che non c'erano prima. C'è l'inizio di una vita nuova. Il senso proprio della santificazione, del cammino di santificazione operata dallo Spirito. E c'è anche la ricezione di doni mai prima sperimentati, un potere, fra virgolette, di vivere da cristiani e testimoniare Cristo anche in ambienti difficili. Allora, due sono le cose che accompagnano il fatto dell'effusione dello Spirito, già accennate. La prima è l'esperienza di un cambiamento, quindi non è un auspicio, non è una speranza, ma è una esperienza di un cambiamento. Allora, questo cambiamento interiore si riferisce propriamente alla identità dell'essere cristiano. E cristiano, nel senso io sono cristiano, e questo lo si afferma con convinzione e decisione, anche pubblicamente, coraggiosamente, ma questa identità di cristiano all'interno c'è il nocciolo forte che è l'essere, la consapevole di essere, la consapevolezza di essere figli di Dio. Con tutto quello che comporta questo, e allora ecco la vita nuova, come la troviamo descritta in quasi tutte le lettere pauline, per esempio, ma anche Giovanni, eccetera. Allora qui si tratta del diventare cristiani, del divenire cristiano. Comunica alla persona qualcosa di completamente nuovo, e conferisce una sistemazione nuova di tutte le proprie personali relazioni con Dio Padre, con Dio Cristo Gesù Redentore e con lo Spirito Santo. Relazioni personali, nuove, viventi. Ciò è frutto e dell'azione dello Spirito Santo, ma anche della mia adesione. Suppone anche una mia resa all'azione dello Spirito Santo, un mio sì all'azione dello Spirito Santo, una mia cooperazione all'azione dello Spirito Santo. Come poi questo cambiamento si manifesti, sono cose che dobbiamo sapere, non mi fermo. Il secondo aspetto che volevo sottolineare, cambia non soltanto il mio modo di sentirmi cristiano, ma anche di sentirmi membro della Chiesa. Si entra in una visione nuova della Chiesa. Si capisce come la Chiesa è come il grembo materno. Si entra nel mistero della comunione della Chiesa. Si entra a far parte vivente della comunità Chiesa. E la Chiesa si sente come colei che invita, accoglie e che manda. E quindi in questo senso si è partecipi
non solo del mistero della Chiesa, della realtà della Chiesa, ma anche della missione della Chiesa. I teologi si stanno rabattando, cercando di capire meglio in che cosa propriamente consista l'effusione dello Spirito. I padri ne parlano in modo chiaro, però la distanza e il silenzio dai padri ad oggi è tale che i teologi, a parte che solo adesso incomincia, da qualche anno dopo il Concilio, a parlare dello Spirito Santo, immaginiamoci nelle manifestazioni, siamo molto, molto indietro nella comprensione. Una parola, quello però che i teologi ne parlano, sapete bene che prima viene la vita, poi la teologia. Prima il dono di Dio, poi la spiegazione del dono, la comprensione e la sistematizzazione di quello che sono le opere di Dio. Ma quindi non ci preoccupiamo troppo che se i teologi sono in ritardo. Una parola sulla glossologia, sulla glossolalia, però la glossolalia è un qualcosa su cui dettagliatamente poi gli interventi successivi parleranno. Sappiamo bene tutto che cominciarono a parlare in altre lingue, Atti 2.4. Prima Corinti 12.10, a un altro viene data la varietà delle lingue. E in 13, sempre più Corinti, se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, sono niente. Chi parla in lingue non parla agli uomini, ma a Dio. Guardate che sono tutte quante espressioni che danno una pennellata diversa l'una dall'altra e che ci lasciano lì molto perplessi ancora sulla profonda comprensione di questo dono, che è un dono sicuramente, esiste, c'è ed operante, ma definirlo è sempre qualcosa di difficile. In molteplici modi la glossolalia si manifesta, sappiamo bene che dobbiamo distinguere dalla xenolalia, il parlare in lingue, in una lingua vera e propria, sia antica sia moderna, e questi fenomeni sono manifestati e anche tuttora si manifestano, in genere il parlare proprio una lingua che chi la parla non se ne rende conto, ma se ne rende conto qualcuno che l'ascolta. In genere questo miracolo avviene per la conversione di chi ascolta, in genere dico. Ma parlando della glossolalia, allora lo possiamo definire un lodare Dio con suoni incomprensibili sotto l'azione dello Spirito Santo. E qualche studioso aggiunge stato più o meno estatico, però questo qui io lo cancello, cioè non c'è forma estatica, cioè di trans o roba simile, ma c'è sempre piena consapevolezza di quello che sta facendo, quindi non è qualcosa che assomigli ci porta fuori dalla realtà del nostro essere. Non dobbiamo distinguerlo dal cantare in lingue e altre forme. Allora, per capire qualcosa, dico qualche osservazione. Il riferimento necessario è alla teofania della Pentecoste. Le lingue di fuoco, il rombo e vento impetuoso fanno riferimento alla fenomenologia del Sinai, Esodo 19. La proclamazione delle grandi opere di Dio in lingua compresa da tutti, come se gli apostoli parlassero nella loro lingua, fa pensare a un prodigium, cioè a un segno stupefacente che si pone come l'antibabele. Ecco, cerchiamo di capire la connessione biblica degli eventi. Luca racconta in toni drammatici come è drammatica ogni manifestazione di Dio.
Uno studioso, uno dei più noti studiosi di questo fenomeno, William Samarin, che ha pubblicato vari volumi al riguardo, dice che la glossolalia è un simbolo linguistico del sacro, un simbolo linguistico del sacro, che è sacramentale, perché annuncia che Dio è qui. Dio è qui e vuol fare o dire qualcosa. Dio è qui e vuole dire qualcosa. Questa è la funzione anche che ha la glossolalia oggi. Ed è per questo che è necessaria la interpretazione, per sapere appunto che cosa Dio vuol fare o dire ora e qui. Un esempio di glossolalia, l'abbiamo avuto stamattina, padre Matteo, che ha avuto una parlata in lingue e l'ha anche interpretata immediatamente. Ecco, questo modo qui, questo parlare in lingue in questa forma, purtroppo nei nostri gruppi diventa sempre più raro e non si sa bene perché. Probabilmente non lo valutiamo sufficientemente o non sufficientemente ci abbandoniamo all'azione dello Spirito Santo. Però i doni di Dio nei tempi anche cambiano forma e significato. Teniamo presente allora che la glossolalia è un fatto misterioso di difficile definizione. E gli studiosi danno pareri diversi, ma possono simboleggiare l'imperscrutabilità del mistero di Dio, racchiuso nella parola, che è con lettera maiuscola, che è sempre più grande di noi. Tuttavia è un dono, lo testimonia quel sacerdote in USA che doveva fare rapporto al vescovo e diceva: ma non c'è stato finora, c'è stato fenomeno di glossolalia? E lui diceva, stavo per scrivere nel rapporto, no, non ho mai sentito questo. Ma siccome un momento prima avevano pregato per un ragazzo, per la effusione dello Spirito, e l'avevano mandato nella cappella accanto per ringraziare Dio, mentre stava rispondendo al vescovo, sente che qualcuno canta nella cappella. Vanno a vedere, lui e gli amici che erano presenti, era lui che beatamente cantava in lingue, lodava Dio in lingue. Allora la risposta al vescovo dice, sì, è avvenuto anche questo. Ma è un esempio questo qui, ma tanti. Questo dono bisogna capire, e l'abbiamo sempre chiamato come la porta di tutti gli altri doni, perché bisogna annientarsi per usarlo. E quindi quando uno veramente si dimentica di se stesso e dice anche, si è disponibile a dire delle cose strambe, pazzesche, non ha senso, vuol dire proprio dire, ecco, Dio è sovrano e accetto la sovranità di Dio. A quel punto Dio può fare di lui quello che vuole, può operare di lui come vuole. Naturalmente poi ci sono il canto, il lingue, ci sono la lode, la preghiera, ma queste distinzioni vengono poi date in un secondo tempo. Io ho cercato di essere veloce e mi rendo conto di aver assommato un sacco di nozioni che forse hanno fatto più confusione che luce. Vuol dire che abbiamo capito bene che cos'è la glossolalia, cioè non è ancora ben definito. E se abbiamo un'idea un po' confusa, abbiamo capito. È una cosa simile che diceva San Tommaso dopo aver trattato volumi così su Dio. Dice, alla fine dello studio della conoscenza di Dio, ho capito che Dio è Dio ignoto. Amen. C'è poco da aggiungere a quello che ha detto Padre Mario. Però sulla glossolalia sono stati scritti dei volumi. Ho letto anch'io lo studio di Samarin. L'interpretazione
delle lingue, cioè del fenomeno glossalico, va da una spiegazione puramente umana a una spiegazione totalmente carismatica, cioè spirituale. Probabilmente c'è una simbiosi tra l'uomo e Dio, ed è il segno che Dio è intervenuto nell'uomo e ha sbloccato l'uomo, per cui rende l'uomo capace di esprimersi, mentre prima non era capace, era come bloccato. Per cui la maggior parte degli autori dicono che è un fenomeno naturale, sì, però dove Dio ha operato, ha messo qualche cosa di nuovo, di straordinario. E diciamo questo perché il parlare lingue non è soltanto di noi carismatici, lo ritroviamo anche altrove. Ecco perché l'interpretazione del fenomeno è molto difficile e bisogna essere preparati di fronte al fenomeno della glossolalia per individuare la fonte della glossolalia. La glossolalia può venire dall'uomo. Ci sono fenomeni di glossolalia in tanti popoli. Anch'io ho incontrato uomini che non avevano nulla da spartire con il rinnovamento e parlavano così abitualmente in lingue. Non presentavano fenomeni diabolici, per cui questo fenomeno, diciamo, naturale può anche indurre noi in difficoltà per diagnosticare la fonte. Può venire comunque anche dall'uomo. Può venire dal diavolo. Quante volte ho sentito parlare in lingue da parte dei diavoli. Ho sentito un bellissimo canto in lingue, un canto meraviglioso, bello, una melodia che sembrava angelica e proveniva dal diavolo. Me lo diceva un altro indiavolato che era vicino. Vedi come canta, eh? E il diavolo, cioè quel mio compagno, canta. E tante altre volte ho sentito dei canti bellissimi. Può venire dallo spirito, e viene dallo spirito perché è un dono dello spirito. Certamente San Paolo dovette mettersi con le mani ai capelli quando gli giunse la notizia che a Corinto si parlava in lingue, perché anche nei culti misterici si parlava in lingue. Però Paolo afferma che quel dono dato ai Corinti veniva da Dio. Ecco perché il discernimento applicato alle lingue non è facile. E allora da che cosa noi risumiamo che una parlata in lingue proviene da Dio?
soprattutto dal contesto. Il contesto genetico ci dirà, in un contesto di preghiere, di lode, quando si parla di lingue, noi pensiamo che sia il contesto che garantisce la fonte, che è Dio, ma è soprattutto dagli effetti che produce. Se l'effetto è buono, noi pensiamo che sia da Dio. Se l'effetto è conturbante, noi dubitiamo che venga da Dio. Comunque, siccome è sempre un carisma, è per l'edificazione, o per l'edificazione della persona, o per l'edificazione della comunità. Questo ho voluto dire non per mettere in allarme. In genere tutte le nostre locuzioni lingue provengono da Dio. Nei casi particolari si può dubitare se ci sia un'infiltrazione umana, qualche volta un'infiltrazione diabolica, ma in genere a un esame così che potuto condurre per esperienza, le nostre locuzioni, lingue, provengono da quest'unica fonte, il Signore. Però tante volte, come nota bene anche Sant'Agostino, che conosce diversi modi di parlare lingue, c'è un fenomeno cosiddetto di trascinamento, di memorizzazione, in cui c'è l'uomo che ha memorizzato e ripete sempre il medesimo canto, la medesima locuzione. Forse all'inizio ebbe un dono, questo dono si è registrato nella memoria e ripete sempre quelle stesse parole, quel medesimo motivo, quel medesimo canto. Noi diciamo che il canto in lingua è un canto di giubilo, jubilatio, ne parla Sant'Agostino, canto di giubilo, in cui il cuore dell'uomo esulta perché è toccato da Dio, e dobbiamo credere a questo dono, che è la porta degli altri doni, e per i nostri fratelli pentecostali è il segno sicuro del battesimo nello Spirito. Per noi sicuramente non è il segno sicuro, perché stando all'Apostolo Paolo dobbiamo dire che non tutti riceviamo i medesimi doni, ed espressamente dice Paolo che forse tutti parlano le lingue, non tutti parlano le lingue. E Paolo diceva che non è un dono che è un po' messo a disposizione dell'uomo. Io posso parlare tutte le lingue del mondo, però preferisco parlare in greco, ossia con una lingua intelligibile. Paolo non gradiva questo dono, non lo usava, però è costretto ad affermare che è un dono di Dio, ed è nell'elenco dei carismi, ed è un dono di preghiera, perché si parla a Dio. Il glossolalo parla a Dio, solo raramente parla agli uomini, quando la glossolalia diventa una forma di profezia, una profezia in lingue. Questo è per quanto riguarda la fonte. Noi dobbiamo assodare questo, per tranquillità vostra, che le lingue che avvengono in mezzo a noi sono doni di Dio, normalmente. Soltanto eccezionalmente possono essere fenomeni umani, rarissimamente è un fenomeno diabolico. Andiamo adesso
alla forma che può prendere la lingua. Può essere una semplice locuzione. Una locuzione in lingue che talvolta è un'espressione molto rudimentale, ma alle volte è più elaborata. Alle volte nelle lingue si scopre un ceppo. Sappiamo dagli studi che c'è un ceppo neolatino, c'è un ceppo medio orientale, c'è un ceppo orientale, c'è anche un ceppo anglosassone. E hanno fatto gli studi e ci si accorge che, fatta la somma, in tutti questi ceppi risultano tante di vocali, tante di consonanti, però messe diversamente, per cui c'è anche una base naturale, ossia che Dio sfrutta la lingua naturale dell'uomo. Comunque la locuzione in lingue è quella più comune, dovrebbe essere usata nella preghiera. I nostri antichi glossolali, quando pregavano, pregavano in lingue. Anche adesso in alcuni gruppi, comunitariamente, si... e canta bene, col canto ispirato ha buona salute. Quando il canto è stiracchiato e disarmonico, è il termometro segno di cattiva salute. Questo serve anche per i pastori, per vedere un po' il termometro a che punto è, quando viene misurato il benessere o la salute della comunità. C'è differenza tra il canto ispirato in lingue e il canto non ispirato, il canto semplicemente assembleare. Nel canto ispirato c'è qualche cosa di nuovo ed è il vero carisma, perché il canto in genere è accompagnato da fenomeni che non si possono spiegare materialmente, umanamente. Nel canto ispirato c'è come un maestro che dirige l'orchestra con le voci diverse, ma che esigerebbero un lungo e lungo periodo di prove per arrivare a fare quel canto. È lo spirito che accompagna, ed è bellissimo. Tante volte è accompagnato da cori angelici, dove si sentono arpe, violini, voci angeliche che vorticano attorno a noi. Quello è il segno del canto ispirato. Tante volte abbiamo assistito a questo canto ispirato, che è veramente angelico, ricrea la comunità, dà il senso di Dio alla comunità. Dopo un canto siffatto, la comunità è edificata e riempita di Spirito Santo. Chi ha avuto l'esperienza di questo canto ispirato, frammisto a canti angelici, a cori angelici, alzi la mano, vediamo se c'è qualcuno. Pochi hanno. Però c'è il canto assembleare più o meno armonico. Poi c'è il canto ministeriale.
Noi lo siamo nel ministero di guarigione, il gruppetto canti lingue, nel ministero di liberazione possiamo anche cantare lingue. Può succedere anche, come se ci sono volte, che il demonio mi risponde in lingue o fa cantare in lingue. Ricordo che una volta in una liberazione cominciai a cantare in lingue e maligno fece cantare pure in lingue. E nel momento in cui la persona non riconosceva più Dio, diceva il mio Dio è Satana, era donatore di Satana, non poteva pronunciare né credere né Padre Nostro, niente. Il demonio fece parlare in ebraico e allora c'erano alcune persone che sapevano cantare il nostro canto ebraico, Corinà, e allora ho detto attaccate il canto ebraico, Corinà. Quando il diavolo sente quel Corinà, ecco che la persona si sconvolge, salta, si butta per terra, il diavolo scappa. La persona allora si mette in ginocchio e dice credi in un solo Dio, Padre Onnipotente. Padre nostro che sei nei cieli, era liberata. Ecco la potenza del canto del Corinà, un canto in lingue. Però il diavolo era riuscito a farla parlare in lingue. Comunque noi lo usiamo nel ministero, io lo uso spesso nel ministero di liberazione, nel ministero di guarigione, per cui abbiamo così l'uso delle lingue o nella preghiera privata o nella preghiera assembleare o nella preghiera ministeriale. Possiamo noi provocare il canto in lingue? Possiamo anche provocarlo, però non è bene provocarlo, deve nascere spontaneo. È bello quando nasce spontaneamente nelle nostre assemblee, però se l'assemblea è ben disposta, se l'assemblea è in profonda preghiera, accennare un canto in lingue è come accendere, così, o aprire un rubinetto, e allora è un canto che può scaturire molto bene e diventa quasi spontaneo anche che sia provocato. Però è diverso il canto forzato, quando si vuole ad ogni costo parlare lingue, cantare lingue. Tutto questo va evitato. Qui dovremmo parlare un poco dello studio dei ceppi linguistici, ma li omettiamo, soltanto un minuto sulle differenze delle tre lingue, la lingua pentecostale, la xenoglossia e la glossolalia. Il fenomeno più comune è la glossolalia. La glossolalia che può essere più o meno evoluta, può risentire dei ceppi linguistici. Ci sono delle locuzioni in lingue bellissime, armoniose, elaborate, tanto che si confondono alle volte con le lingue vere e proprie, antiche, e a tanti sembra che noi parliamo in aramaico, in ebraico, in caldaico. Ma ci può essere invece
una lingua che è veramente lingua, è la xenoglossia. Quando noi parliamo una lingua straniera, può capitare, però è un fenomeno molto, stare molto attenti quando noi sentiamo parlare bene una lingua straniera, perché è uno dei segni diagnostici della presenza diabolica. Non è detto che chi parla in lingue correttamente, una lingua straniera, sia posseduto, però secondo il rituale romano è uno dei segni diagnostici della presenza del maligno. Poi c'è il dono pentecostale, è molto bello quello che è successo a Pentecoste. Io parlo in italiano e ognuno mi ascolta nella propria lingua, oppure io parlo una lingua e ognuno mi ascolta nella propria lingua. Lo Spirito traduce quello che io dico. Questo fu il dono di Pentecoste. Pietro parlava e ognuno ascoltava nella propria lingua. Questo fenomeno succede alcune volte. Da noi è successo, mi è capitato diverse volte. Io ho parlato in lingue e uno ascoltava in italiano quello che avevo detto, un altro lo ascoltava nella propria lingua, in francese o inglese. Ecco, sono doni di lingua pentecostale. Sono i diversi modi in cui lo Spirito si manifesta. Noi riteniamo che il dono delle lingue è un dono importante, e quando è un dono importante. È importante perché quando vengono a mancare le lingue è come quando vengono a mancare le profezie. In America, fino a 20 anni fa, l'80% degli effusionati parlava in lingue. Adesso mi dicono che il 40-50% parla in lingue, anzi in alcuni gruppi non si parla più in lingue. Questo succede anche in Italia. Quando in un gruppo non c'è più il canto in lingue, non c'è più la locuzione in lingue, allora bisogna aprire gli occhi, perché l'assenza di questo dono, che per i nostri fratelli pentecostali è il dono caratteristico del battesimo nello Spirito, l'assenza di questo dono deve mettere in allarme, vuol dire che il tono spirituale del gruppo è andato giù, che il gruppo non è più carismatico, non è più sensibile all'azione dello Spirito, per cui è il rivelatore di un male che serpeggia nel gruppo, di un affievolimento della preghiera e della vita carismatica. Io mi fermo qua e non vado oltre, dovrei dire tante cose, ma il resto lo vedremo domani nel discernimento applicate le lingue, e do la parola a Salvatore. Questi sono argomenti che spesso occupano un'intera settimana e noi cerchiamo di farli stare in una sessione. Certamente lo scopo è quello di dilatare la nostra disponibilità
ad entrare dentro questi misteri di Dio che noi viviamo nelle nostre comunità, spesso inconsapevolmente. È lo Spirito che ci dà la capacità di vivere queste esperienze. Ecco perché noi desideriamo, attraverso queste esortazioni, questi asterischi, queste precisazioni, che le nostre comunità, i nostri gruppi si aprano non soltanto a questa realtà misteriosa, affascinante, terribile al tempo stesso, è la presenza di Dio, ma che mettiamo anche una certa serietà, un certo impegno, una certa attenzione nell'uso di questi doni e nell'approfondimento, spesso anche necessario, dell'esercizio che questi doni comportano. Adesso io in 15 minuti devo tracciare un po' il decalogo di quella che è l'esperienza dell'effusione dello Spirito. Non ho molto tempo a disposizione, ma è importante anche lì che noi mettiamo dei capisaldi e fondiamo alcuni aspetti che caratterizzano questa esperienza. Intanto la parola degli Apostoli davanti al Sinedrio, Atti 5. Dio dà lo Spirito a coloro che si sottomettono a Lui. Questo dono deve essere richiesto. Questa amicizia intima, personale con lo Spirito Santo è una relazione irrinunciabile. Noi vogliamo andare spesso a Gesù. Cerchiamo Gesù. Cerchiamo la salvezza di Gesù. Noi cerchiamo l'amore del Padre, noi cerchiamo l'abbraccio misericordioso di Dio, ma dobbiamo ricordarci e sottolineare l'importanza dell'amicizia e della relazione personale con lo Spirito Santo. Parliamo spesso dello Spirito come del dono dei doni, come la fonte dei doni, come l'amore di Dio, ma spesso, troppo poco, insistiamo sulla persona dello Spirito Santo. Io voglio mettere in risalto questo, ricordando proprio la parola degli Apostoli nel Sinedrio che vi citavo, di Atti 5, 32. È necessario che il cammino di preparazione all'effusione dello Spirito Santo sia un tempo di sottomissione allo Spirito Santo che è Signore e che dà la vita, e cioè ci prepara all'esperienza della vita nuova, che inizierà per noi dopo il giorno della preghiera di effusione. Tutto il tempo di preparazione è un tempo di sottomissione all'azione dello Spirito, alle sue illuminazioni, alle sue ispirazioni, alle sue mozioni. Ricordate questi tre passaggi. Lo Spirito illumina, lo Spirito ispira, lo Spirito muove. Ci dà la luce di Dio, ci permette di vedere la nostra vita, ci permette di attaccare quelle aree della nostra vita vecchia che hanno bisogno di essere trasformate in Cristo. Illumina, ispira, mette nel nostro cuore la decisione, mette nel nostro cuore il convincimento che dobbiamo cambiare vita, che dobbiamo sottomettere la nostra vita al Signore. E poi, terzo, muove, scioglie la volontà spesso legata, perché la nostra vita sia veramente guidata da Lui. Allora lasciamoci illuminare, lasciamoci ispirare, lasciamoci muovere dallo Spirito, ed è questo il tempo del seminario, della preghiera di effusione. Bisogna sottomettersi allo Spirito Santo. Allora il seminario, ed è questo il primo punto, è un luogo di conversione. Si insiste molto poco su questo. È il luogo delle scelte. Le scelte non verranno dopo la preghiera di effusione. Le scelte dovranno avvenire prima. E dobbiamo avere una grande serietà e mettere un grande impegno, perché troppo spesso con superficialità, con approssimazione, portiamo i nostri fratelli a questa giornata così importante, decisiva per la loro vita, senza prima averli messo nelle condizioni di fare scelte decisive, definitive. È un luogo di conversione. La conversione passa attraverso tappe, processi, che devono essere proposti e verificati.
da coloro che sono chiamati all'accompagnamento spirituale, alla guida, all'animazione di questo tempo di conversione. E qualcuno dice 7 settimane, 9 settimane, 1 settimana, un anno. Comprendete che se la prospettiva è quella di un tempo di conversione, qualcuno di voi dirà, beh, allora non saremo mai pronti. Non proprio così. Ci accerteremo che quelle tappe, quei passaggi fondamentali siano avvenuti. Mi capita spesso di animare ritiri dove il tema è l'esperienza del perdono. Ed è drammatico accertare che responsabili animatori, dopo 8-9 anni di preghiera di effusione, portino con sé ancora ferite, lacerazioni, odi, rancori, mancanze di perdono che andavano rimosse ben prima della richiesta di una nuova discesa dell'effusione dello Spirito, segno che questa vita vecchia non era ancora stata attaccata dall'azione dello Spirito. E per simboleggiare questo, noi diciamo spesso come metafora quella di una nave. Forse qualcuno di voi avrà visto il varo di una nave. Siete lì al molo, c'è la banda, c'è le autorità, ci sono tutti coloro che sono pronti a dare il via, così come nel giorno della preghiera di effusione, siamo tutti lì con i vestiti più belli, gli animatori, gli ospiti, spesso le nostre famiglie. È un giorno solenne, un giorno importante, comincerà la navigazione verso la vita nuova. E quando tutto è stato preparato e pronto, i fratelli hanno pregato per noi e dovrebbe esserci il via e la bottiglia di champagne viene rotta sulla nave, che cosa accade? Che i motori cominciano a rombare, voi vi sentite pronti e avete l'entusiasmo di partire, tutti cominciano ad applaudire, finalmente anche voi siete entrati nel regime della vita nuova e vi accorgete che quella barca, quella nave è ancora lì ferma. E i motori continuano e ci sono persone che si danno da fare in ogni modo per capire che cosa succede, come spesso facciamo noi. Come mai? Ma cosa è successo? Ma che fine ha fatto quel fratello? E che cosa abbiamo, in cosa abbiamo sbagliato? Perché la nave prende la navigazione, è necessario che l'ancora venga tolta. E troppo spesso quest'ancora non è stata ancora tolta. Allora un luogo di conversione, un tempo di scelte. Bisogna fare la verità. Fare la verità. Quando verrà lo Spirito, il Consolatore, dice Gesù, Giovanni 16, vi convincerà in quanto al peccato. E più avanti dice, in quanto al peccato perché non credono in me. E Gesù, Giovanni 8, ricorderà, non credono alle mie parole perché hanno per padre il diavolo, che è il padre di ogni menzogna. Dobbiamo fare la verità dentro di noi. È un passaggio fondamentale. Lo spirito di verità. Lo spirito di verità, dirà Gesù. Quello che il mondo non può ricevere. Giovanni 14. Perché non lo conosce? Voi lo conoscete. Perché lo avete ricevuto e sarà ancora con voi. Perché è già con voi e sarà ancora con voi. Ecco, di effusione in effusione. Di gloria in gloria, di vita nuova in vita nuova, è un continuo processo. Però attenti, bisogna rinunziare allo spirito del mondo, ma sul serio, perché altrimenti non si può ricevere lo Spirito Santo di Dio. Non lo conoscono, ecco perché non lo possono ricevere. Non sono stati aiutati a sottomettersi a Lui, ecco perché non cambieranno la mentalità del mondo. Col pensiero di Dio. Questi sono passaggi drammatici sui quali spesso noi non insistiamo affatto, pur constatando il fallimento, pur constatando statisticamente che nel cammino di un gruppo, di una comunità, il numero, la percentuale di fratelli, di sorelle che ricevuta la preghiera di effusione non sono più costanti, cresce di anno in anno proporzionalmente. Forse che il Signore ci chiede allora di cambiare atteggiamento. Secondo, deve essere un luogo di annuncio e non di catechesi. Prendiamo la parola di Paolo a supporto di questo, nella prima Corinzi, al capitolo
2. Quando sono venuto tra voi, come quando ci presentiamo davanti ai nostri fratelli, non mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza. Non è quello il luogo. L'approfondimento, l'incalanamento della dottrina che consolida dentro di noi la fede avverrà in un secondo momento. Io mi presentai in mezzo a voi, ritenendo di non sapere altro se non Gesù Cristo e questi crocifisso. Venni in mezzo a voi in debolezza e con molto timore e trepidazione, ma la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza. Quanta sapienza umana c'è nei nostri seminari, quanti discorsi, quante parole nei nostri seminari. Il mio insegnamento si basò su una testimonianza e sulla manifestazione dello Spirito e la sua potenza. E più avanti Paolo dirà: noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ritorna, ma lo spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. E di queste cose noi non possiamo parlarne se non con un linguaggio che lo spirito stesso suggerisce, dirà Paolo, insegnato dallo spirito. Ecco che si diventa teodidatti, teocondotti, guidati dallo spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Cose che non ci appartengono, con un linguaggio che non ci appartiene. Terzo aspetto fondamentale. Il tempo di preparazione, abbiamo sentito, deve essere un tempo nel quale si svela la potenza di Dio e la manifestazione dello Spirito Santo. Ma deve essere anche un tempo nel quale i nostri fratelli vengono introdotti alla vita carismatica. Il seminario è una palestra. Ci accorgiamo troppo spesso, e lo constatiamo proprio in queste settimane, che i fratelli, le sorelle, che dopo anni che hanno ricevuto la preghiera di effusione, vengono a questi corsi e presentano una grande ignoranza intorno alla vita carismatica, intorno all'uso dei carismi. È necessario che si venga introdotti alla vita carismatica, alla vita nuova, profondamente. È un tempo nel quale i nostri fratelli vengono educati, perché troppo spesso accade che, ricevuta la preghiera di effusione, i nostri fratelli sono abilitati poi a un servizio pastorale, ma presentano poi le difficoltà enormi di chi si trova a guidare un gregge, senza sapere come, senza sapere in che modo guidare questo gregge, aiutarlo, sostenerlo, discernere. Domani parleremo del discernimento applicato ai carismi, del discernimento applicato alla vita ministeriale, e ci accorgeremo quanto impegno, quanto rigore dobbiamo mettere in tutto questo. Confrontate Efesini 4, 20, 23 per comprendere questa realtà della potenza di Dio, della manifestazione dello Spirito strettamente connessa alla vita carismatica. Ancora un altro punto. È un'esperienza, abbiamo detto, ma è un'esperienza che viene vissuta in un momento celebrativo, che deve essere preparato, che deve essere vissuto con solennità, perché è un momento che deve cambiare la nostra vita, che deve segnare la nostra vita. Quante volte si discute ancora il giorno prima: ma come dobbiamo organizzare domani questa preghiera? Chi è che pregherà sui fratelli? Ma abbiamo chiesto a qualcuno che venga, poi se non viene ci arrangiamo. E come preghiamo? Ma niente, facciamola al mattino, o la facciamo la sera. Ma no, forse la sera sono stanchi, facciamola al mattino, così appena arrivati iniziamo subito. Quante volte ci siamo trovati a dover correggere queste cose, invitati o sollecitati a dare un parere? È un'esperienza che non va sprecata, buttata lì con fretta, quasi come se dovessimo toglierci una cosa che
quanto fatica quest'anno per preparare questi fratelli, queste sorelle. E poi in un istante vogliamo bruciare tutto, rovinare tutto. Ancora un altro punto, quinto punto. Le forme. Io sottolineo alcuni aspetti, ne metto in risalto alcuni, ma certamente precisiamo quelle cose fondamentali. Le forme sono tre, fondamentalmente, che registriamo. La prima, la più tradizionale, è quella individuale, nel gruppetto separato, nella stanza separata. Ma ci accorgiamo, nell'esperienza, che questo può comportare, in alcuni casi, delle difficoltà per le persone un po' più riservate, un po' più timide. Questa attesa dietro la porta si carica spesso di mistero o di chissà quali aspettative, senza considerare che l'attesa può farsi lunga in alcuni casi. E chi sta là dentro potrebbe anche perdere ad un certo punto anche la comunione necessaria, la forza necessaria per proseguire una preghiera che va avanti per 2-3 ore. Allora c'è un altro modo che noi abbiamo sperimentato, che può essere fatto quando ci sono dei buoni animatori, c'è un buon dono di profezia. Sconsigliamo il modo collettivo, cioè ci si trova in una grande assemblea e si fa una preghiera generale presentando soltanto i fratelli. Ecco, ci può essere allora una via di mezzo, che è la terza possibilità, la terza forma. Allora abbiamo detto quella individuale, abbiamo detto quella collettiva, e la terza, quella che noi nella nostra esperienza chiamiamo gruppale. Cioè a dire, avviene nella grande comunità, alla presenza di tutti, ma con le persone che ricevono una per una la preghiera. Il vantaggio di questa esperienza è che si ha il sostegno di tutta la comunità, che non ci sono tempi morti tra chi passeggia, tra chi aspetta, tra chi ritorna. C'è una invocazione dello Spirito estremamente forte, c'è il ministero di animazione della preghiera e il ministero della musica e del canto sempre in attività. E soprattutto, anche psicologicamente, c'è il vantaggio che tutti i responsabili della comunità siano lì presenti e possano pregare per le persone, così che non nasca, come spesso accade, la delusione: ma avrei voluto che tu pregassi su di me, ah, se ci fossi stato tu. Ecco, saranno tutti lì i loro responsabili. La profezia, che spesso manca nei gruppetti, perché mettere su 10 gruppetti con 3 persone, 30 persone capaci di pregare, di discernere, di profezia, non è facile trovarlo. 7-8 è più facile. Allora ci si assicura che anche la profezia, il discernimento, il sostegno di tutta la comunità sia più efficace. D'altra parte, la preghiera è un evento comunitario ed è l'innesto nella vita comunitaria, quindi è bene che sia tutta la comunità a pregare, a gioire e a vivere questo momento. Laddove è possibile, l'esperienza ci insegna che i risultati, i frutti, sono di ben lunga superiori all'esperienza individuale, mentre sconsigliamo quella collettiva. Ancora, per chi pregare? Velocemente, per coloro che sono preparati, e abbiamo capito cosa significa preparati, per coloro che sono desiderosi, e abbiamo capito cosa significa essere desiderosi, per coloro che sono ben disposti, altrimenti è meglio aspettare, è meglio rimandare, ma verificare la preparazione, la disposizione, il desiderio.